sta in bilico sempre. Questo caffè viene stra schiumato, cioè schiumoso, stra top. Adesso facciamo il cappo. Mi sto preparando per la pale, specchio ancora da pulire, tralasciamo. Comunque sto provando i leggings nuovi che mi sono arrivati di FGM, che ho preso questi qua, che sono i Pulsar rossi, strabelli raga. Poi vabbè, tuta che ho già messo ieri, questa qua, color nocciola, strabella. Poi ho preso questi qua, che sono i Calypso, altro modello che amo. Colore, non mi ricordo il nome, però è strabello. Adesso li proviamo anche questi, che non so quale mettermi. Boh, adesso vedo. Oggi ho spalle, quindi mi sa che vado di questi, non lo so. Ed ecco gli altri strabelli. Modello Calypso, raga, amo troppo. Non so quale mettere. Bene, outfit scelto, ma lo vedrete dopo in palestra. Adesso mi vado a lavare i denti, finisco di pienare la borraccia e poi andiamo in pale, che sono già le 11:25, quindi sì. Direi di andare, che poi post pale dobbiamo passare alla Lidl, perché sì, devo fare una mini spesetta. Devo andare alla ricerca, no, anzi non ve lo dico, perché altrimenti poi dico che devo prendere quella cosa non ci sarà, quindi non ve la spoilerò. Comunque, buongiornissimo e benvenuti in questo nuovo video, perché non vi avevo ancora salutato. Oggi, nulla. Andiamo ad allenare spalle, che è meglio. Sto per uscire di casa e in questi giorni, raga, fa caldo. Ieri sono uscita dalla pari in maniche corte. Tentiamo. Sì, si sta bene. Infatti mi sono messa il giacchetto di pelle. Finito l'allenamento, raga. È andato bene. Ora poi vi aggiorno quando esco. Eccomi qua, appena uscita, c'è un pochino di vento oggi, quindi si sta, cioè ieri sono uscita in maniche corte, oggi vabbè potrei stare comunque in maniche corte, però vabbè c'ho il giacchettino di pelle comunque ieri, perché mi ero portata quello più pesante, quindi non me lo sono messo, però oggi, cioè ieri era anche più caldo, mi sembra. Comunque c'è sempre il sole, quindi sono felice. Allenamento andato, di spalle è andato bene, e c'era un pochetto di gente all'inizio, però vabbè, alla fine è andato bene, quindi l'importante è quello. E niente, adesso appunto come vi dicevo devo passare alla Lidl, mi sembra che ve l'ho già detto. Tra l'altro in questa settimana ho visto che c'è, cioè, il volantino è strabello, ci sono delle cose stracarine, già cose di Natale eccetera. Ora questo fine settimana è Halloween tra l'altro, quindi ci saranno sempre le cose di Halloween. Oggi tra l'altro proverò una cosa che ho preso a pranzo, proverò una cosa che ho preso l'altra volta di Halloween, poi vedrete. Niente, questo, ma
Poi passo alla Lidl perché devo prendere, vabbè, vi ho detto che non ve lo dico, finché non lo prendo, sperando che ci sia, però la mia nuova fissa, quindi per chi mi segue sempre saprà che mi sta avvenendo questa fissa. Nada, anzi, se provate ad indovinare prima di vedere, prima che io ve lo dica, cosa io devo prendere alla Lidl. Vediamo chi indovina. Niente, facciamo questo giochino. Comunque, che volevo dire poi? Nulla, che tra l'altro vi aggiorno un po' un attimo. Questa qui sarà praticamente l'ultima settimana che sarò qua. Cioè, anche prossima, in realtà inizio della prossima, perché poi scenderò giù dai miei. Mia mamma, infatti, i miei non vedono l'ora. Che mi dicono, quando scendi? E poi scenderò e starò un po' di giorni giù, tra l'altro. Quindi poi torneranno i vlog nella mia casetta giù in Toscana. Tornerò dalla Miglietta. Aiuto. È da un sacco che non scendo. Cioè, madonna, mi sa da quando sono venuta a Ferrara? Non sono più scesa? Oddio, aiuto. Sì, mi sa di sì. Penso di sì. Quindi parecchio. Tornerò nella mia Toscanina, nella mia Maremma. Ma poi vedrete, perché vi aggiornerò. Comunque, per quanto riguarda il... vi aggiorno un pochino su questo rialzo calorico, questo inizio bulk. Questi giorni sto avendo più energie. Ieri mi sentivo più forte. Tra l'altro, in questi giorni sto anche sentendo tovaglie un po' strane, perché ovviamente con la preparazione il ciclo mi era riandato via. E sapete che io quando scendo, cioè quando scendo che sono in prep, solito me lo fa, me l'aveva fatto anche nella scorsa prep, me l'ha fatto anche nell'ultima, però appena rialzavo comunque mi tornava. Infatti adesso secondo me sta tornando, perché mi sento un po' strana in questi giorni, quindi vi aggiornerò anche su questo. E questo è il piccolo aggiornamento. E per quanto riguarda appunto scorsa settimana, ho fatto il check tra l'altro al coach e non mi ha alzato ulteriormente i macros. Macchine che passano, io che mi vergogno. Comunque dicevo, scorsa settimana ho fatto il check, tra l'altro l'ho fatta a casa di Salvo, perché scorsa settimana sono stata praticamente una settimana da lui. Ricca, contento comunque della condizione, e anche però non abbiamo alzato ulteriormente ancora, anche perché ho alzato adesso, quindi facciamo un attimo stabilizzare per una settimana e 10 giorni. Al prossimo check vediamo, che ha detto che se comunque il peso non sale più, eccetera, rialziamo ulteriormente. Quindi io non vedo l'ora, ovviamente vi aggiornerò come sempre, terrò aggiornati in tutto il mio percorso come sempre. E soprattutto per chi ha paura del bulk, di mangiare, raga, sono importanti tutte le fasi. Importante soprattutto anche la fase di costruzione, perché se non costruisci quando vai in definizione poi cosa mostri? Nulla. Quindi io sono carica per questo bulk. Sono tornati gli sgarri, come avete visto dallo scorso video, ho fatto lo sgarro con il mio ragazzo. E tra l'altro sono troppo felice di avere una persona così al mio fianco, perché vi giuro, cioè, sia lo sgarro post gara, che è stato il primo, sia quello di scorsa settimana, subito quello dopo la gara, l'ho fatto quella che ha, comunque mi godo tutto, non ho paura so che tutte le fasi sono importanti, quindi non ho paura di uscire dalla condizione di gara. Certo, con la condizione della gara vedevo magari meglio alcune volte, ma cioè, essere soddisfatta proprio al 100% non lo ero nemmeno prima. Quindi poi so che quando alzo comunque il mio corpo reagisce bene, anche se questa volta non abbiamo alzato gradualmente, ma proprio abbiamo fatto un rialzo abbastanza netto, quindi magari potrebbe reagire diversamente il corpo e il peso è già salito un pochino. Però comunque mi sento serena, e avere delle persone a fianco, cioè avere Salvo al mio fianco, scorso sgarro, sono stata proprio felice, perché cioè, non mi sono limitata alle mie solite cose, ovviamente non mi sono abbuffata, perché poi non mi piace sentirmi troppo da star male, però sono andata anche oltre al mio solito, perché magari avendo anche un passato un po', diciamo, non bello con il cibo, eccetera, magari tendi sempre a limitarti e fermarti prima, senza magari provare altre cose, perché dici magari è troppo. Invece lui riesce, cioè, a tranquillizzarmi, faceva dai mangia, e mi fa, sono contento che, cioè, che stai così, che stai mangiando. Davvero sono troppo felice di averlo al mio fianco, e niente, ti amo tanto se guarderai questo video, perché
non so mica se sta continuando a guardare i miei video, quindi vedremo se risponderà. Io non gli dirò niente che ho parlato di lui in questo video, quindi vedremo se commenterà. Adesso niente, vado alla Lidl e mi zitto. Ragazzi, non c'è il panpita, sono uno arabo, cioè la mia sfiga, che palle. Alla fine raga, ho preso un altro pane che mangerò stasera, quindi poi ve lo farò vedere, però sembra top, quindi niente. E poi quello arabo classico, che era rimasto di quello uno. Comunque ci sono i raviolini che dicevo, ma comunque ragazzi, incredibile, ma sono praticamente le due, a parte che non ho stoppato l'allenamento classico, manca 5, anzi 6 minuti alle 3, e sono stata un'ora praticamente quasi alla Lidl. Vabbè, adesso torno a casa e vi faccio vedere quello che ho preso velocemente, e poi preparo e mangio, che inizio ad avere famina. Tornata a casina, adesso c'è la Glo qua in cucina che sta facendo lezione. Adesso vi faccio vedere veloce quello che ho preso e inizio a preparare. Immancabile pane pita, che era rimasto uno. Pita arabo, scusate raga, ho sbagliato. Poi di pane ho preso questo qua, che proveremo stasera. È la ciabattina di grano duro. Raga, top, valori top. Questa stracroccante in prigi, volo secondo me. Bella. Albume che era in offerta, ne ho presi due, non può mai mancare. Poi ho preso, vabbè, un budino alla nocciola, che anche questo tanto c'ha scadenza l'1 dicembre, quindi top. Poi questi panzerottini che avevo già provato e vi ho detto che volevo vederli, se li trovavo. Gamberi e polpa di granchio, raga. Questi sono strabuoni, li voglio provare in friggi, perché io li avevo provati normalmente e secondo me in friggi... Cioè in friggi non ho mai provato i ravioli, però voglio provarli, quindi top. Valori. Poi vabbè, l'acqua micellare, perché cioè devo portarmelo da Salvo. Patatine pronte in microonde, ormai la V ci ha contagiate. E comunque mi avete chiesto come le faccio, appunto, il consiglio della V: incartate con la carta, bagnate e poi le mettete in microonde massima potenza per 10 minuti. Poi io, siccome a me piacciono con la crosticina, adesso le apro e le metto 5 minuti in friggi, ma anche meno. Adesso le metto mentre che finisce di prepararsi l'altra rovina, che ho messo ovviamente hamburgerini macinato e gnocchetti, che sono quelli lì a forma di fantasmino, che il fantasmino ormai non c'è più, si sa, sembra un... forse questo si capisce un pochino, vedete gli occhi, qui sarebbe la bocca, ma sembrano gli occhi normali, cioè, anzi, vabbè, vedremo come saranno, vi dirò. Apro le patate e le metto. Eccomi qui, ho tirato fuori il tutto, adesso vi faccio vedere. Ovviamente gli gnocchi a forma di fantasmini, fantasmini si vedono poco, giusto 2 o 3 sembrano fantasmini, ma cioè fantasmini, giusto 2 o 3 si vedono gli occhi e una bocca, hanno delle sembianze, gli altri sembrano gnocchi normali, cioè agglomerati. Vi faccio vedere e finalmente mangio, che sono le 3:48. Eccoli qua, cioè piattino di lusso. Ovviamente aggiungo cannella e sugli hamburgerini e sale e olietto. Nel mentre che si accende il computer, però vado a prendermi una felpa, che me la metto perché adesso per mangiare metto un attimo una felpetta sopra. Questo che sembra un fantasmino, no, di qua sembra un fantasmino molto triste. Vediamo, stramorbidi, buoni, dai, ci stanno, non i miei preferiti alla zucca, però buoni comunque. Perché mi sa che c'è anche l'amaretto, non ho sentito da qualcuno, però infatti questo si sente un po' strano, però buoni, approvati.
per un Pinocchio nei leggings, top. Ragazzi, io comunque mi sono lavata, cambiata e adesso mi sono messa qua nel letto. Adesso mi sono un attimo alzata, però ora mi rimetto qui nel letto che finisco di editare il video per giovedì, quindi che uscirà prima di questo. Adesso sono andata a recuperare un attimo un pacco che mi è arrivata una cosina, un regalino, quindi niente, questo. Adesso mi rimetto qui e finisco di editare, fare un po' di cosette. Eccomi qua, raga, mi sono alzata dal letto che ho finito di editare il video, devo fare solamente la copertina e niente, adesso inizio a preparare il prenanna e poi la cenetta. Ho tirato fuori il paninetto, questo qua, cioè me lo mangerò tutto, più qualche galletta anche, adoro. E niente, però adesso preparo il prenanna e oggi farò un mix. Io di solito utilizzo sempre farina d'avena istantanea per i porridge, i frozen. Oggi invece utilizzerò anche questa qua, oatmeal, però combinata con quella istantanea. Di solito faccio tipo 10, cioè 20 istantanea aromatizzata e 10 di fiocchi, oppure comunque 5 di fiocchi, eccetera. Quindi metto sempre qualche grammo di fiocchi d'avena piccoli. Questa volta metterò, siccome metto questa, che è più granulosa rispetto all'istantanea, metto 10 istantanea aromatizzata, 10 aromatizzata però non istantanea, questa qui della linea Oatmeal che è più granulosa. Quindi metterò poi altri grammi di questa istantanea neutra. Niente fiocchi, perché già questa comunque è più granulosa, quindi farò questo mix così. Vediamo come verrà, perché voglio comunque la consistenza sempre cremosa. Niente, quindi adesso lo faccio. Faccio gusto, quindi stasera popcorn caramellati, mai fatto. Cioccolato praline e cioccolato praline. E poi vabbè, i topping li vedrete nel momento del prenanna. E poi per cena farò... Vabbè, poi lo vedrete. Dopo vi faccio vedere tutto. Pronta, ve la faccio vedere pronta, perché tanto non c'è niente da... Semplicissimo. Sono emozionata, raga, metterò, lo divido oppure no? O lo metto intero? Sono indecisa, forse lo divido dopo? Lo metto intero? Non lo so, no, lo divido. Però non si sente lo scrocchio, vabbè, tanto dopo lo ridividerò. No, anzi, lo metto intero. Cami, e l'indecisione è unica cosa. C'è ancora la zucchetta dentro. Finalmente tutto pronto, raga. Io ho già preparato anche il computer qui, davanti a me, che è già pronto. Cioè io volo, cioè sto volando questa sera. Ma che emozione. Devo prendere la cannella e ci sono. Cioè, io non c'ho parole. Ovetto, seitan, pane. Questa qui che è quella che vi ho detto, vi ho fatto vedere oggi, ciabattina di segale, no, sì, di segale, di grano duro, gallettine, zucchetta di zucca miss, cioè mettetelo in zucca perché adesso si richiamerà così la pagina, quindi questa. E niente, burro di anacardi e burro di arachidi di Prozis, raga. Ovviamente codice sconto su Prozis, già lo sapete, camici. Io vi ringrazio tanto per chi mi supporta sempre, che utilizza sempre il mio codice, vi amo troppo. Adesso vi farò lo scrocchio in diretta e poi inizio a mangiare. Divisione del pane. Cioè, raga. Cioè, fuma. È fumante. Volo. Volo! No, vabbè, no, vabbè. Non viene a piangere, emozione. Buon appetito a me. Seitan, che era da un sacco che non mangiavo, tra l'altro, raga. Cucciato nell'olio. Adesso metterò l'olio poi nel pane, nelle galette. Sto volando. Adesso lo assaggiamo però anche, il pane. Metto un po' di olietto. Che devo dire? Cioè.
Raga, provatelo. Cioè, è buono. Parla lo scrocchio. Io volo. Adesso mi gusto questa cenetta e nel mentre che mi guardo dei video su YouTube, penso, perché adesso su Netflix non ho iniziato nessuna serie, ho finito The Banks e non so cosa iniziare. Cosa inizierò? Per adesso mi guardo dei video su YouTube. Se inizierò qualche serie ben ve lo dico. Mi vedete già struccata e in pigiamata, vabbè pigiamata ero già da prima, stavo preparando la colazione per domattina, proverò a fare la ciambellonina in microonde, dato che stamattina Glow ha fatto il plum cake in microonde, è venuto stra bello. Proverò anch'io a fare la ciambellonina, però, e vediamo come verrà. Poi la ricetta comunque è sempre la stessa, cambia solo forma, cioè la stessa del ciccio che vi lascio, spero che io mi sia ricordata e ve l'abbia lasciata in questo video, dato che me lo chiedete. Ovviamente la ricetta è sempre la stessa, soltanto cambia la forma, perché userò lo stampino per la ciambellonina. La cuocerò in microonde per 3 minuti, 3 minutini, 3-5 minuti, vedo, la controllo, a 650 watt. Quindi adesso ho fatto l'impasto, verso nello stampo e mettiamo a cuocere. Vediamo cosa uscirà. Impasto messo dentro alla ciambellonina, adesso apriamo il microonde qui e vediamo. 3 minuti metto. Vedremo cosa uscirà. Ragazzi, cioè guardate, è venuta. Non so se lasciarla un altro minutino forse. Comunque è pronta, adoro, cioè in 3 minuti volo. L'ho rimessa un altro minutino e adesso poi prendo l'integrazione, così poi quando arriva la Glow, che finisce adesso di lavorare, facciamo il prenanna. Tornata la Glow, adesso facciamo il prenanna, hey. Toppiamo i frozen, nel mentre ho già messo amici il day time di oggi, che dobbiamo vederlo, infatti vedete lì le scritte, l'ho bloccato perché altrimenti non lo seguiamo, e dopo lo attivo. Niente, adesso toppo il mio frosenino. No, esatto raga, cioè oggi è successa una cosa, cioè io ero di là in camera che stavo editando il video, poi a una certa sentivo un video andare e pensavo sarà la Glow che sta guardando un video. Niente, praticamente poi mi chiama, mi fa stai guardando, no, fammi, che mi hai detto? No, sono andata in camera tua e ti faccio una. Perché c'è il video della Zoe che va avanti? Esatto, io. E hai il video. Cioè, io ero sicura di aver chiuso il computer, cioè spento. Infatti, c'era il computer chiuso, raga, che parlava e andava avanti il video. Cioè, allucinante. Ma era chiuso il computer, cioè, non era aperto così. Spento, che ora si è abbuiato. Era proprio chiuso con la password del video che andava. Cioè, un computer spiritato, c'avevo. Basta, adesso toppo e mangiamo, che è meglio. Ecco qui i nostri frosenini. E tra l'altro, oggi la Glow assaggerà il oddio, gocciole finger. Finger, esatto, sì. Delle gocciole che lo doveva provare da un po', quindi stasera l'ho messo nel frosen. Vediamo, vedrai, ti piacerà. Molto le gocciole. Quindi adesso vi saluto. E con i frozen guardiamo amici e nulla. Se siete arrivati fino a qui, ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video, di seguirmi anche sui reti social e inoltre di commentare con aiuto, devo pensare. Ok raga, commentate con la pagnotta del pane e poi decidete voi qualcosa che volete, però il pane ci deve essere. Perché sì, non l'ho mai detto ancora, quindi pare. Vabbè raga, buonanotte, se andrete a letto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!